bravissimi, bravissimi tutti e due, e poi lui mi piace tantissimo. Favoloso. Sono due attori meravigliosi. No, è fantastico, due persone soltanto hanno reso uno spettacolo eccezionale. Mi è piaciuto tanto lo spettacolo, era divertente. C'è tutto, comicità, umorismo, la commedia sociale, un po' tutto. E Brian, l'autore, è molto bravo. Bravi, scoppiettante il finale, lei decisamente entusiasmante. Una sorpresa anche lui, sì. Lei è straordinaria, lui anche, insomma, sono bravi tutti e due. E poi è stata una cosa molto allegra. L'interpretazione dei due attori favolosi e la capacità di impersonare più personaggi con caratteristiche diverse. Quelli che avete visto erano gli spettatori all'uscita di Due di noi, lo spettacolo con Lunetta Savino ed Emilio Solfrizzi, che è andato in scena in prima nazionale al Teatro Manzoni di Pistoia. Da febbraio a marzo attraverserà la Toscana con tappe in città come Grosseto, Pisa, Siena e Carrara. Il testo è di Michael Frayn, l'autore britannico che all'inizio degli anni Ottanta diventò famoso in tutto il mondo per il suo rumore fuori scena. Il divertimento è assicurato in questo spettacolo dove è facile riconoscersi. La coppia Solfrizzi-Savino è molto affiatata e accompagna il copione con una forte dose di gestualità. Frayn mette in scena tre episodi esilaranti che narrano delle storie di coppia particolarmente problematiche. Un testo ancora attuale dopo 40 anni che ha saputo conquistare il pubblico. Nel primo è una coppia, insomma, in là con gli anni, che ha avuto un bambino, quindi in tarda età, e si misura con il prima, cioè tutto quello che è avvenuto dopo è una catastrofe dopo l'arrivo di questo bambino, per cui questi non fanno altro che ricordare la loro vita precedente, come se avessero avuto due vite. E quindi realizzano quanto la loro vita sia cambiata dopo questo evento, che non sempre nelle coppie è un lieto evento. Infatti. Prima ha detto. Il secondo invece è il pezzo, diciamo, più impegnativo per quanto mi riguarda, perché è questa donna più matura che praticamente è ridotta a conversare, cioè a comunicare solo con il piede del marito, dal momento che il marito si rifiuta di risponderle. Hai sentito quello che ho detto? Lui non ha sentito. Ma Zampetta Zampetta sente tutto e ogni tanto riferisce la situazione al quartier generale. Ecco che cos'è tutto quell'agitarsi, Zampetta, che trasmette il rapporto con l'alfabeto Morse. Il terzo è una coppia che sta per ricevere a cena degli amici e c'è il marito che si è sbagliato, insomma, ha invitato un suo amico pensando che fosse ancora in coppia con la moglie, invece la moglie l'ha lasciato e quindi c'è il suo amante, per cui c'è un tentativo straordinario di non farli incontrare nella stessa casa dove tutti arrivano e loro provano a non farli venire, invece poi alla fine si ritrovano tutti nello stesso luogo. Franz e Laura, allora prima mettiamo qua, manca Barney, vedi per esempio Barney e B sono due nomi che io non mi dimentico. Barney e B. Come non Barney e Bee, tesoro? Sono proprio i loro nomi, Barney e Bee. Tesoro! Amore, mi posso dimenticare coso e che cosa, ma non Barney e Bee. Lei l'ha piantato, Bee ha piantato Barney. No! Ha fatto certamente da richiamo la grande popolarità dei due attori, impegnati in due delle più note fiction italiane, Tutti pazzi per amore e Un medico in famiglia. Io sono molto molto felice di questa fiction perché, devo dire, è proprio un prodotto televisivo di grande qualità e sono molto felice di averlo fatto. Tra l'altro il successo che viene attribuito a questa terza serie, insomma, è una conferma della qualità del lavoro fatto. Io ogni volta che vedo dei pezzetti di Medico in Famiglia provo proprio un'affezione, cioè un sentimento che ha a che fare poco con la mia professione, più con proprio un'affezione sentimentale. Sì, pensa, mia moglie diceva che io ero un tipo ossessivo, ah? Ero un tipo, ero fissato, tanto fissato ossessivo, ero maniacale, diceva, mentre lei è una pazza nevrotica, la dovresti conoscere. Ah sì? Ma guarda, anche la mia pollastra, cioè la pollastra con la quale esco adesso, no?
Perché tu esci con le pollastre. Anche. Diciamo che le pollastre sono più il mio genere. Senza offesa. Quale offesa? Quale offesa? Io ti ammiro, Alex, io ti ammiro perché è proprio questa larghezza. Larghezza di vidute che è mancata alla mia generazione, sai? E adesso parliamo di un originale spettacolo per ragazzi, La Repubblica dei Bambini. È una creazione del Teatro Sotterraneo, il giovane gruppo fiorentino considerato tra i più interessanti a livello nazionale. Hanno appena 30 anni e hanno già avuto una produzione dal Teatro Stabile della Toscana e numerose tournée all'estero. Qui per la prima volta non sono in scena, ma restano dietro le quinte per uno spettacolo che è interpretato da Chiara Renzi e Andrea Corsi. Buongiorno, io e Daniele siamo qui per fondare una nuova nazione. Sì. Che cos'è una nazione? Io e Daniele siamo venuti qui a Parma e abbiamo fatto il quadrato con i confini. Un lavoro interattivo in cui i bambini sono chiamati ad amministrare una micronazione. Vengono continuamente stimolati ad esprimersi per alzata di mano e si confronteranno con le loro prime elezioni. Ma poi ci sarà una dittatura che innescherà una rivoluzione. Tutti hanno il diritto ad uno spazio verde. Tutti hanno il diritto di essere curati. Una drammaturgia che ricorda Il Signore delle Mosche e che è stata realizzata a partire da alcune inchieste svolte nelle scuole elementari. So che vi ho fatto delle promesse, so che i miei ministri hanno avuto delle idee meravigliose, il museo dei videogiochi, no? I viaggi in America e i soldi per inventare nuove cose. Purtroppo però dobbiamo prendere delle decisioni. E visto che io sono il vostro presidente e voi siete il mio popolo, deciderò io. Vi avevo promesso dei giochi, ma non ci sono i soldi per i giochi. Quindi non li avrete. Vi avevo promesso un parco giochi qui dentro. Lo so, ma qui dentro il parco giochi non c'entra. Quindi non lo avrete. Non avrete i libri, perché li brucerò. Dopo 50 minuti in cui hanno vissuto da protagonisti le gioie e i dolori della politica, i bambini vengono salutati nella speranza che da grandi possano essere più consapevoli della vita del loro paese. Io mi dimetto. Lascio l'incarico di presidente della Repubblica dei Bambini. E adesso diamo uno sguardo agli altri spettacoli in scena in settimana nei teatri del circuito della Fondazione Toscana Spettacolo. È in tournée La Morsa, il testo di Luigi Pirandello interpretato da Sandro Lombardi insieme a Sabrina Succimarra e ad Arturo Cirillo che firma anche la regia. Lo spettacolo è andato in scena per la prima volta d'estate nel cortile del Bargello e racconta un serrato interrogatorio a cui il marito sottopone la moglie e l'amante per dimostrare la loro colpa.
In Toscana anche Cinzia Leone col suo "Mamma, sei sempre nei nostri pensieri, spostati", un esilarante monologo sull'attualità in cui l'attrice, sola in scena, immagina di essere tormentata da una madre veramente troppo ansiosa. E poi ancora "Terapia, terapia". Gianni Ferreri, Daniela Morozzi e Roberto Nobile portano in scena la storia di una coppia in crisi che decide di rivolgersi a un analista per risolvere i suoi problemi. Da qui nascerà una situazione paradossale che darà vita a mille gag. Ci salutiamo qui e vi invitiamo come sempre a contattarci servendovi della nostra casella di posta elettronica o della nostra pagina Facebook. Per rivedere le ultime puntate potete invece usare il nostro canale YouTube.